Lei non ha ascoltato nessuno. Ha preferito stare alla buvette in attesa che parlasse il suo ultimo relatore del PD. Non ha voluto ascoltare nessuno. Vede, signor Presidente del Consiglio, la composizione di quest'Aula sembra più quella di una riunione di direzione del suo Partito Democratico. A questo siamo arrivati. Ora, visto che né io, né tutti i miei colleghi del mio gruppo parlamentare apparteniamo al Partito Democratico, lasciamo con grande dolore, con grande rammarico quest'Aula. Lasciamo a lei, ai suoi ministri, ai suoi sottosegretari, a quelli che hanno aggiunto una sedia e uno strapuntino per essere presenti qui e rispondere al suo precetto, lasciamo l'onore di calpestare la nostra democrazia. Auguri, signor Presidente del Consiglio, ancora per poco. Sì, grazie. Onorevole Brunetta, solo specificare che la capigruppo è stata convocata immediatamente. Se l'orario è stato scelto, l'orario di fine seduta è perché non c'è stata una disponibilità prima, quindi queste sono decisioni che prescindono dalla convocazione della capigruppo. Bene, adesso chiede di intervenire sull'ordine dei lavori sempre il deputato Del Grosso. Prego, deputato. Grazie Presidente. Solo un minuto per dire che oggi il Movimento 5 Stelle, dopo gli interventi sulla discussione generale, è rimasto fuori da quest'Aula. Questo semplicemente perché è una settimana tracciata dagli scandali di governo ed è lo stesso governo che oggi decide di cambiare la Costituzione e siamo alle ultime battute di questa riforma, una riforma importante, una riforma alla quale partecipa forse solo un terzo del PD. Oggi il Presidente Renzi è stato costretto a portarsi dietro il governo per cercare di riempire qualche poltrona in quest'Aula. Vede Presidente, noi abbiamo scritto anche al Presidente Mattarella